Trapani, immigrazione clandestina, polizia e fiamme gialle fermano 7 presunti scafisti. Mazzara e Marsala, controlli del territorio, 3 arresti eseguiti dalla polizia negli ultimi giorni. Mazzara, mancato dragaggio del Porto Canale, operatori scrivono al prefetto Leopoldo Falco. Catafimi, tutto pronto per il Segesta Festival, primo appuntamento fissato per il 1° luglio. Petrosino ha presentato il cartellone dell'estate 2016, c'è anche il concerto di Alex Britti. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo con la cronaca. 7 presunti scafisti sono stati fermati a Trapani da polizia e guardia di finanza. I dettagli sono stati resi noti questa mattina nel corso di una conferenza stampa. Il servizio. 7 presunti scafisti sono stati fermati dalla squadra mobile e dalla guardia di finanza di Trapani. Si tratta del 27enne Hussein Ibrahim Shahada, del 20enne Ali Astran Samar Said, del 30enne Darwike Mohammad, del 20enne Elfiki Mohamed, del 20enne Marwan Karim, del 17enne Saber Ali Abd al-Marran e del 17enne Mahmoud al-Knafri. I 7 presunti scafisti facevano parte del gruppo di 441 migranti arrivati al porto di Trapani venerdì scorso a bordo della nave militare olandese Van Amstel. I migranti erano saliti a bordo del natante olandese dopo essere stati soccorsi in 2 distinti interventi in acque internazionali. I migranti giunti al porto di Trapani sono stati sottoposti a visite mediche e successivamente trasferiti presso l'hotspot di Milo per le dovute procedure di identificazione. Le forze dell'ordine sono arrivate all'identificazione dei presunti scafisti attraverso alcune testimonianze. Gli stranieri sono stati posti in stato di fermo per il reato di favoreggiamento aggravato all'immigrazione clandestina e dopo le formalità di rito condotte presso il carcere di Trapani. Il GIP del Tribunale Trapanese ha convalidato il provvedimento di fermo, disponendo per i 7 la custodia cautelare in carcere. La polizia di Marsala ha arrestato un 38enne per resistenza e minacce. Sentiamo. La polizia di Marsala domenica scorsa ha eseguito un arresto con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate. Si tratta del 38enne Giovanni Cosenza, arrestato in flagranza di reato. Il giovane è stato sorpreso da un agente libero dal servizio mentre avrebbe tentato di aggredire il conducente di un furgone. Il poliziotto ha cercato di fermarlo, ma il 38enne lo avrebbe minacciato ed avrebbe preso delle pietre con l'intento di scagliarle contro l'agente. Cosenza poi si sarebbe allontanato e dopo qualche minuto sarebbe giunto nei pressi del commissariato per inveire nuovamente contro l'agente. L'uomo, con un bastone di legno, avrebbe cercato di colpire il poliziotto intervenuto nuovamente per calmarlo assieme ad altri colleghi. Il 38enne è stato poi bloccato e tratto in arresto. L'autorità giudiziaria marsalese, nel corso dell'udienza di convalida che si è svolta lunedì, ha sottoposto Cosenza alla misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. E 2 arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Mazzara del Vallo, i particolari nel servizio. 2 arresti sono stati effettuati l'altro ieri dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Mazzara del Vallo. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, la polizia ha arrestato il 48enne Saverio Ienna. L'uomo, pregiudicato mazzarese, è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di lesioni personali dolose aggravate, evasione e furto aggravato di bicicletta. L'uomo avrebbe avuto una lite con un conoscente al quale avrebbe preso poi la bicicletta. Il 48enne, dopo la convalida dell'arresto, è stato sottoposto nuovamente alla misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Un 29enne poi è stato arrestato dalla polizia su ordine dell'autorità giudiziaria, si tratta di S.A., questa è l'iniziale del giovane, che è stato condannato definitivamente alla pena di 1 anno, 9 mesi e 9 giorni di semidetenzione per reati in materia di sostanze stupefacenti. La polizia di Mazzara ha reso noto inoltre che sono stati già pianificati per i prossimi giorni altri servizi straordinari di controllo del territorio.
Il neo sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, ha distribuito oggi le deleghe assessoriali. Adesso è il via l'attività amministrativa della nuova giunta. Roberto Scurto è stato nominato vice sindaco. Il sindaco tiene per sé arte, spettacolo, pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, affari legali, organismi partecipati. Il gruppo politico dell'UDC, Area Popolare di Castelvetrano, con la nota conferma il pieno sostegno all'azione politica portata avanti dal sindaco Felice Errante. Siamo certi, si legge nella nota, che lo stesso continuerà a lavorare con serietà e competenza anche nell'ultimo anno del suo mandato e auspichiamo che questo ambiente umano e questa coalizione sappia individuare una figura di alto spessore che possa porsi responsabilmente alla guida della città. Dragaggio del porto canale di Mazara. Dopo la riunione di ieri, gli operatori portuali hanno scritto al prefetto. Sentiamo. Il comitato pro pulizia porto canale di Mazara del Vallo, in seguito alla riunione che si è tenuta ieri anche in presenza del vice sindaco Bonanno, ha inviato una lettera al prefetto Leopoldo Falco. A seguito dello stato vergognoso in cui versa il fiume Mazzaro, si legge nella lettera, a seguito dello stato in cui è fermo l'iter per l'escavazione ed il silenzio delle istituzioni, nonostante le nostre numerose e disperate richieste di aiuto, chiediamo a Sua Eccellenza, si legge ancora nella lettera, di indire un incontro da tenere a Mazara del Vallo tra tutti coloro che erano presenti alla riunione e gli enti coinvolti nel progetto di escavazione entro 10 giorni dalla data odierna. Trascorsi infruttuosamente questi 10 giorni, conclude la lettera degli operatori portuali e marittimi, la informiamo che la città di Mazara procederà alla occupazione del porto con tutto quello che ciò comporterà in termini di sicurezza ed ordine pubblico, affinché il problema possa assumere la rilevanza e l'urgenza che dovrebbero spettargli di diritto. E la CGIL di Mazara ha reso noto oggi di aver aderito al comitato per la pulizia del porto canale. Le attività rimaste, ancora importanti, rischiano di scomparire definitivamente se non verranno effettuati con urgenza i lavori di escavazione, se lungo le due sponde del fiume Mazara non verranno potenziate e migliorate le strutture materiali e immateriali necessarie a rilanciare le antiche attività e a stimolare l'insediamento di nuove aziende. Si legge nella nota. La CGIL inoltre stigmatizza l'assenza o la debolezza della rappresentanza politica e istituzionale di questa città. L'amministrazione comunale di Mazara ricorda che è in funzione il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio. Il servizio è gratuito ed è assicurato dal lato bellice. Cioè l'amministrazione reitera inoltre l'invito alla cittadinanza al rigoroso rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti sugli urbani nei cassonetti, che è consentito dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo. Prosegue intanto il piano di bonifica ambientale del territorio con l'operazione denominata Attila, che vede impegnati uomini e mezzi del comune mazzarese coadiuvati dall'impresa Ecological Service SRL di Marsala, aggiudicataria del servizio per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non. Nell'ambito delle operazioni di bonifica, fa sapere il comune, è stata bonificata da Eternit e materiale pericoloso la piccola discarica a cielo aperto frutto dell'inciviltà che era stata segnalata nell'area antistante l'istituto Ferrara. La lotta alla contraffazione sarà al centro del convegno che si terrà mercoledì 29 giugno alla Camera di Commercio di Trapani a partire dalle 10 nel Salone Conferenze. I lavori saranno introdotti dal Presidente dell'Ente Camerale Giuseppe Pace e dal Prefetto di Trapani Leopoldo Falco. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Legalità, che punta al monitoraggio dell'economia contrastando i fenomeni dell'illegalità nell'ottica di offrire assistenza tecnica alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare e della pesca. Praticamente l'obiettivo è di mettere in campo una serie di iniziative per promuovere la cultura della legalità e la tutela dei prodotti, contrastando la contraffazione. È stato presentato ieri pomeriggio il cartellone degli spettacoli a Segesa. A margine della presentazione abbiamo ascoltato il direttore artistico Nicasio Anselmo e il sindaco Vito Sciortino. Sentiamo.
Calatafimi Segesta e Segesta è un binomio che già abbiamo, diciamo, sposato sin dallo scorso anno, quando abbiamo avuto l'intuizione di coniugare il Festival di Segesta ovviamente con lo sviluppo del territorio di Calatafimi Segesta, che è strettamente connesso e legato anche storicamente al parco archeologico di Segesta. È chiaro che per noi il parco archeologico è uno dei più grandi, se non l'attrattore vero per la città di Calatafimi, per cui stiamo cercando di mettere in atto tutte quelle strategie che possano in qualche modo far beneficiare alla città dei flussi turistici notevoli che ci sono qua nella zona archeologica. Quindi cominciamo dal festival, ma è chiaro che non ci fermiamo al festival, vogliamo porre in essere tutte quelle iniziative che ci consentano proprio di far capire al turista che a pochi chilometri da qui c'è un'altra realtà che vale la pena visitare, quindi che si chiama Calatafimi Segesta. È stato molto faticoso, come ben sai e saprete, però siamo pronti, per cui il 1° luglio dovremmo iniziare questo festival 2016 all'insegna di grandi concerti, di grandi nomi, di grandi spettacoli. Abbiamo più di 43 appuntamenti teatrali, 13 concerti, abbiamo laboratori, una ventina di laboratori e la seconda edizione del premio Cendic Segesta. Per la prima volta nella sua esistenza il Teatro di Segesta è aperto al territorio, alle attività culturali degli enti che fanno proprio cultura nel territorio di appartenenza, quindi Palermo, Trapani e Agrigento, con la presenza di queste tre grandi strutture musicali, il Conservatorio di Palermo, di Trapani e di Ribera, con concerti straordinari, con orchestre straordinarie, oltre le orchestre del Teatro Massimo, dell'Orchestra Sinfonica e tutte le grandi strutture del teatro italiano. Ci sono dei nomi importanti: Enrico Montesano il 30 di luglio, Teresa Mannini il 4 di agosto, Tuccio Musumeci che torna qui, abbiamo la celebrazione del 400° di Shakespeare, poi abbiamo la celebrazione del 500° anniversario della pubblicazione dell'Orlando Furioso dell'Ariosto e il 400° anche della morte di Cervantes con il Don Chisciotte e con Vincenzo Pirrotta. Ne potremmo parlare fino a domani mattina. Iniziamo il 1° di luglio e finiamo il 4 di settembre. Conferenza stampa invece ieri mattina a Petrosino per la presentazione del cartellone estivo 2016. Ascoltiamo in proposito il sindaco Gaspare Giacalone e l'assessore Cappello. Questo cartello risponde a delle esigenze precise che rappresentano poi un percorso, appunto, che abbiamo intrapreso, che è quello di cambiare un po' il destino di questa nostra comunità e anche di questo comune, e farlo un attimo risvegliare rispetto a quella che era un po' la situazione qualche anno fa. Ci tengo appunto a ricordare che la parte della costa, in particolare dove si svilupperanno buona parte degli spettacli e degli eventi, l'avevamo trovata abbastanza ferma, insomma, tutto questo ha fatto perdere anche un certo valore, cosa che invece abbiamo voluto da subito recuperare puntando molto nella valorizzazione appunto della parte costiera. Poi si è iniziato con anche aggiungere delle manifestazioni, cosa che questo comune per la verità aveva perso anche l'abitudine, e che invece abbiamo ogni anno gradualmente recuperato e potenziato. Io quest'anno devo dire che veramente il cartellone che stiamo per presentare è di grandissimo livello. Inizieremo con la rassegna estiva, con una manifestazione che
si porta avanti ormai da 4, addirittura forse 5 anni, che è il Beach Cleanup. C'è un'associazione del Gruppo Musa che ogni anno organizza questa pulizia dei fondali e del litorale. Quindi inizieremo con questa manifestazione a fine giugno, alla quale vi invito tutti a partecipare, al giorno 26. Poi daremo invece, faremo proprio l'inaugurazione della stagione artistica e culturale con la cerimonia inaugurale che avverrà in Piazza Biscione domenica 3 luglio. Tutto il cartellone, come potete vedere, ci sono degli eventi che sicuramente sono di maggiore spessore, dalla presentazione del libro, ad esempio, di Antonello Caporale, Acqua da tutte le parti. Ci sarà ancora una volta il cinema all'aperto, ci saranno le feste, le sagre, abbiamo invitato ancora una volta le associazioni e i proponenti a utilizzare i prodotti bio e a chilometro zero. Ci sarà anche quest'anno il mercato del contadino e del chilometro zero, in più tantissimi eventi musicali e artistici. L'amministrazione comunale di Marsala patrocina il progetto di Street Art, nell'ambito del quale sarà realizzata l'iniziativa Un Murale per Marsala. Nato da un'idea del professor Elio Piazza, il progetto è coordinato da Alfredo Sparano dell'associazione Ozium, che ne cura l'organizzazione. L'iniziativa, che coinvolgerà i giovani attraverso un bando nazionale, si svolgerà a Marsala il prossimo agosto. L'evento sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì al Comune alle 10. Chiudiamo con la nota di sport calcio. Il giovanissimo calciatore Vincenzo Tagliarino, nato nel 2005, il prossimo mese di luglio raggiungerà gli esordienti dell'Anderlecht in Belgio, in ritiro per la preparazione nella prossima stagione calcistica. Lo ha reso noto oggi la società Mazzarain. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.